Buongiorno ragazzi e benvenuti alla nostra prima video lezione. Oggi facciamo insieme lo schema dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Di quest'opera dovreste aver già letto pagina 218 e 219 del vostro libro di testo e guardato alcuni video. Nel caso non l'aveste fatto, vi chiedo di farlo ora, prima di procedere, e metto nella descrizione di questo video i materiali da consultare. Libro alla mano, iniziamo il nostro solito schema. Numero 2.11, oggetto ultima cena. La prima informazione da inserire è, come al solito, che cos'è. Bene, il nostro libro nella didascalia scrive affresco. Errore, o meglio, imprecisione. Infatti, già nelle prime righe del paragrafo scrive che non si tratta di un affresco, ma di una tecnica inedita, una sperimentazione di Leonardo. Leonardo, infatti, adotta della banale tempera su intonaco secco. Perché? Voi vi ricorderete che l'affresco richiede tempi di lavorazione piuttosto veloci. Stendo l'intonaco sulla parete e nella porzione in cui voglio lavorare metto il colore che verrà risucchiato dall'intonaco stesso e diventerà con lui un tutt'uno nel momento in cui si asciuga. Tempo di lavoro una giornata, il tempo di asciugatura dell'intonaco. Leonardo non vuole sottostare a questi tempi, anche perché lui spesso ritoccava le sue opere. Secondo lui la natura era in continuo divenire, in continuo cambiamento, e perciò era normale dover modificare di tanto in tanto qualche particolare, qualche dettaglio. E così adotta questa nuova tecnica. Inoltre, questa tecnica si prestava molto di più allo sfumato. Quella gradazione, quel chiaroscuro leggerissimo che era proprio una caratteristica distintiva dell'opera di Leonardo. Quindi procediamo a scrivere dipinto fatto con tempera grassa su intonaco. Magari tra parentesi possiamo scrivere non è un affresco perché non permetteva ritocchi e l'uso dello sfumato. Fu un disastro perché la parete in cui è realizzato questo dipinto era esposta a nord, verso un locale molto umido e quindi nel giro di pochi anni iniziò a colare, a deteriorarsi e così non era più leggibile, veramente già in una decade, 10 anni, non era più leggibile, non si vedeva più niente. Magari aggiungiamo anche questo nel nostro schema, si deteriorò in fretta e subì un lungo restauro dagli anni 80 fino a fine anni 90, i restauratori ci hanno lavorato per riportarlo al suo splendore, solo parzialmente perché risulta in effetti rovinato ancora tutt'oggi. Ok, procediamo. Quando? Beh, il vostro libro lo scrive chiaramente, Leonardo ci lavora dal 1494 al 1498. Chi l'ha fatto? Chiaramente lui, autore Leonardo da Vinci, commissione di Ludovico il Moro, signore di Milano. Dove si trova? Beh, quest'opera ancora oggi può essere ammirata a Milano nel convento di Santa Maria delle Grazie, in una stanza particolare del convento, il refettorio. Se non sapete cos'è un refettorio, lo diciamo, è la stanza in cui i frati mangiavano, la sala da pranzo. Procediamo con le caratteristiche. Che cosa rappresenta? Ovvio, lo dice il titolo, l'ultima cena. Noi lo specifichiamo per chi è di altre parrocchie. Cos'è l'ultima cena? Come tutti sanno, Gesù muore in croce, viene giustiziato per aver detto cose scomode, fra le quali quella di essere figlio di Dio, e appunto viene consegnato alla legge. Prima di essere imprigionato e giustiziato, fa un'ultima cena con i suoi discepoli, i 12 che seguivano i suoi insegnamenti. E qui vediamo proprio rappresentata quest'ultima cena. Cosa succede? Bene, come sapete, dobbiamo avere il Vangelo alla mano perché
Questa scena è tratta chiaramente dal Vangelo, è lì che sono scritte le storie, le vicende di Gesù. Vangelo secondo Giovanni. Gesù parlò così ed era molto turbato. Poi disse: io vi assicuro che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, perché non capivano di chi parlava. Uno di loro, discepolo prediletto di Gesù, era vicino a lui a tavola. Simon Pietro gli fece un cenno come per dire: chiedigli di chi sta parlando. Il discepolo si voltò verso Gesù e, appoggiandosi sul suo petto, gli domandò: chi è, Signore? Gesù rispose: è quello al quale darò un pezzo di pane inzuppato. Poi prese un boccone di pane, lo intinse nel piatto e lo dette a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Ecco, come altri avevano fatto nella storia dell'arte, Leonardo si cimenta con questa vicenda del Vangelo. E cosa ci rappresenta? Gesù con gli apostoli, turbati nel momento, proprio nel momento in cui Gesù annuncia il suo tradimento, in cui dice: qualcuno di voi mi tradirà. E cosa succede? Succede un macello, si scatena il panico, si scatena anche la rabbia, se vogliamo, e degli apostoli che iniziano ad agitarsi, a muoversi, a domandarsi: ma chi sarà? Sono io, sei tu, ma tu sai chi è? Questa rappresentazione fa emergere le varie figure, fra cui noi riconosciamo la più rilevante, se vogliamo, che è quella di Giuda, che lo riconosciamo perché arretra con il corpo, tiene nella mano destra il sacchetto dei 30 denari del tradimento e guarda un po' interdetto, un po' arrabbiato Gesù stesso. Leonardo è completamente innovativo, non solo nella tecnica, che abbiamo visto è un flop, ma anche nella impostazione di quest'opera. Non è il primo che dipinge un'ultima cena, e prima di lui chi l'aveva fatto aveva adottato sempre la stessa composizione: Gesù e 11 dei discepoli da una parte del tavolo, Giuda, il traditore, dalla parte opposta. A volte gli mettevano anche un diavoletto sulla spalla proprio per far capire la sua condizione di peccatore. Leonardo no. Leonardo fa un'unica tavolata con tutti dalla stessa parte e mostra di ciascuno la reazione. Bene, se date un'occhiata al nostro schema pregresso di Leonardo, cerchiamo un po' di vedere se anche in quest'opera tornano le caratteristiche peculiari della sua pittura, quelle che avevamo appunto evidenziato nello schema 2.10 Leonardo da Vinci. Al punto 1 avevamo scritto che Leonardo descrive sia l'apparenza delle cose che sentimenti ed affetti. Qui è evidente perché, se guardate, nel momento in cui Gesù al centro della stanza fa questo annuncio, l'annuncio del tradimento, non c'è una singola persona che resti immobile, impassibile. Tutti hanno una reazione. Lo capiamo dai loro volti e lo capiamo dal convulso gesticolare delle mani. Quindi possiamo procedere con il nostro schema. Rappresenta l'ultima cena di Gesù con gli apostoli turbati nel momento in cui Gesù annuncia che sarà tradito. Tra parentesi, Giuda si riconosce perché tiene il sacchetto dei 30 denari in pugno. Un appunto lo facciamo già qui sull'impostazione. Quindi Leonardo adotta un'impostazione insolita. Nella tradizione Giuda stava dall'altra parte del tavolo, a volte con un diavoletto sulle spalle. Quindi caratteristica numero 1, tipico di Leonardo, la sua indagine psicologica. 1. Tutti manifestano le emozioni attraverso gesti e espressioni. Bene. Avevamo poi visto che Leonardo teorizza, elabora, mette in atto la cosiddetta prospettiva aerea. Piccolo ripasso. Cos'è? È un effetto pittorico che serve a dare il senso di profondità.
soprattutto nel paesaggio. Quando un oggetto è più lontano dall'osservatore, appare di colore tendente all'azzurro e con i contorni più sfumati. Quindi tanto più un oggetto è vicino, più i colori sono verosimili, saturi, forti, e tanto più è lontano, invece, più sono sbiaditi, tendenti all'azzurro. Qua paesaggio ce n'è poco, ma c'è, lo vedete alle spalle di Gesù, colline sotto un cielo terso, e qui una magistrale prospettiva aerea, sembrano i nostri colli in quelle belle giornate primaverili, che fanno da quinta a Gesù e, notate bene, anche da aureola. Gesù e con lui tutti i discepoli in questo dipinto sono privati dell'aureola e non è un caso, perché qui Leonardo ci va a rappresentare un fatto umano, non qualcosa di divino, misterioso, un fatto umano, un tradimento, un amico che ti tradisce, brutto, molto brutto, ma può succedere. Punto 2. Tre grandi finestre si aprono sul paesaggio con colline tendenti all'azzurro. Al nostro punto 3 dello schema di Leonardo da Vinci avevamo scritto: utilizza la tecnica dello sfumato. Chiaro scuro, molto molto graduale. Qui è solo parzialmente evidente proprio per il deterioramento che è occorso all'opera. Comunque si nota nei volti che sembrano anche questi uscire dalla penombra di questa stanza ed emergono illuminati in maniera delicatissima, quindi non ci sono contrasti di luci e ombre forti, ma tutto è all'interno di una luce morbida. E infine utilizza la struttura piramidale per le sue composizioni. Qua uno dice: ma non vedo la composizione piramidale. In effetti qua la struttura piramidale è soltanto nella figura di Cristo, lo vedete, in realtà si struttura più che altro come un triangolo, ma insomma il principio è quello, triangolo, piramide, che con le braccia aperte, dal capo alle braccia, va appunto a formare la solida figura di un triangolo. Ma lo schema compositivo dell'opera lo vediamo in un secondo momento. Visti i primi tre punti, quindi mostra le emozioni e i sentimenti, utilizza la prospettiva aerea e utilizza lo sfumato, ci fermiamo prima di passare al quarto per notare l'altra grande invenzione di Leonardo per quest'opera. In quest'opera, infatti, Leonardo cerca in tutti i modi di coinvolgere l'osservatore all'interno della scena e lo fa principalmente in due modi. Il primo è con la prospettiva scientifica. Infatti, se notate, la stanza reale sembra proseguire idealmente nella stanza dipinta, grazie a una specie di illusione ottica data dalla prospettiva. Tra l'altro, anche qui non un caso, le linee di fuga, le linee della profondità che concorrono al punto di fuga, vanno proprio a puntare, quasi a stressarne l'importanza, sulla testa di Cristo. Ok, seconda idea geniale di Leonardo per coinvolgere ulteriormente lo spettatore nella scena è l'utilizzo della luce. Se guardate il dipinto, infatti, c'è una zona più in ombra e una zona come rischiarata, illuminata da una fonte di luce che però nel dipinto stesso non compare. Vedete, è illuminata la parete di destra, per noi che osserviamo, quindi la nostra destra, e è più scura la parete di sinistra. Quindi immaginiamo ci sia una fonte di luce a sinistra che punta dritta sulla parete di destra. Questa fonte però non la vediamo. E, meraviglioso, Leonardo infatti non la realizza perché immagina che la fonte di luce sia proprio le finestre già esistenti nella stanza, nel refettorio. Le vedete qui?
le finestre illuminano la stanza e illuminano anche la stanza dipinta. Quindi anche con la luce Leonardo ci dà l'illusione che la stanza reale prosegua nella stanza dipinta. Procediamo quindi a inserire queste due informazioni nel nostro schema. Per immergere l'osservatore nell'opera, Leonardo dà l'illusione che la stanza reale prosegua nel dipinto, grazie alla prospettiva. Dà l'illusione che la parete destra del dipinto riceva luce dalle finestre realmente presenti nella stanza. E concludiamo con lo schema compositivo. Vi chiedo di ricopiarlo nel quaderno. La scena è divisa in cinque parti. Al centro troviamo Cristo isolato e ai lati gli apostoli radunati a tre a tre. Non è un caso. Tre finestre, la struttura triangolare di Cristo, gruppi di apostoli a tre, un continuo rimando di simboli alla Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, direi che abbiamo concluso. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima video lezione.